Va bene, parliamo adesso di Bravo. Sì. Che cosa rappresenta strategicamente Bravo nel portafoglio prodotti di Fiat? Che ruolo avrà e cosa ci aspettiamo da Bravo? Credo che da un punto di vista, se parlo, allora l'appunto era un po' io me lo ricordo quando lanciamo la vettura, era un po' la macchina o la va o la spacca, no? In qualche maniera. E credo che abbiamo fatto un onesto lavoro nel lancio della Sì. vettura. La vettura è protagonista del suo segmento praticamente in quasi tutti i paesi europei, con alcune punte, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo dimostrato di saper fare non solamente la vettura, ma anche saper lanciare un prodotto come si deve un po' in giro per l'Europa, che era una cosa su cui, voglio dire, a quel punto là tanti dubitavano, no? Detto ciò, credo che la Bravo sia un po' la continuazione di questo processo qui, anche da un punto di vista, se volete, di stile, di concetto, di prodotto, sono abbastanza allineate, quindi stiamo cercando un minimo di storia coerente, quello che magari gli specialisti chiamano il family feeling, o comunque quindi diciamo che è un passo successivo. Da un punto di vista, se volete, del ruolo strategico che la vettura ha, io credo che ne abbia almeno due. Rispetto all'appunto 2 o 3 che sono di differenza, intanto non siamo più nella situazione la va o la spacca, nel senso che mi sembra, insomma, che i risultati ci dovrebbero, come dire, garantire Si una, devono solo non solo una, consolidare. esatto, è un po' la vettura della conferma del fatto che abbiamo ormai, come dire, abbracciato una certa filosofia e teniamo la barra dritta su queste cose qui. È una macchina più europea proprio perché i segmenti sono diversi. Quelle vetture lì sono le vetture segmento C, come gli specialisti le chiamano, sono in Europa una macchina su 4, una macchina su 5, okay? Quindi è un segmento molto molto importante. In Italia credo che sia una macchina su 6, okay? Per cui ci sono dei paesi, non so, faccio l'esempio dell'Inghilterra, dove una macchina su 25% sono macchine così. La Polonia, che è un altro mercato importante che lo sarà sempre di più, 45% delle vetture sono vetture di quella categoria. Per cui se sei competitivo in quel mercato là, ti cambia proprio la faccia, no? La tua Assolutamente. Certo. situazione. Per cui diventa una macchina tecnicamente più europea, è una macchina rispetto all'appunto molto più acquistata come prima auto della famiglia, quindi che è un mercato dove Fiat, essendosi concentrato sulle vetture più piccoline, performava molto meno, per cui noi vendevamo vetture seconde e terze auto, no? Perché compravano il Pandino piuttosto che l'Appunto per la moglie, eccetera, eccetera. Qui è la macchina del capofamiglia. Certo. E quindi strategicamente è un'altra opportunità per noi di andare a prendere l'altra faccia della luna, no? In qualche maniera. Credo che da un punto di vista di business in generale, quel segmento là, in termini di fatturati, è il più grande segmento che c'è in Europa, Assolutamente sì. dove riesce a fare volumi e margini allo stesso tempo. Quindi da un punto di Certo. vista, come dire, dell'impatto economico del progetto sui nostri conti, eccetera, eccetera, potremmo cogliere una bella opportunità. Quindi, se posso sintetizzare, la macchina la conferma che abbiamo preso un certo tipo di filosofia, ci permetterà di battagliare in Europa con un prodotto adattato a quella che è la domanda del mercato, ci ripermetterà di entrare nel mercato della prima auto in famiglia, ed è una grossa opportunità proprio di business, perché là si fanno volumi e margini, detto cioè in maniera sintetica. E ci puoi anticipare qualche elemento del posizionamento di Bravo? Ma io non penso che ci sia, come posso dire, non penso che ci sia grande rivoluzione nella cosa, no? Stiamo cercando di lavorare come dire, con pragmatismo, molto buon senso, senza stare a fare tanti voli pindarici. Io sono convinto che questa vettura qua, le tre caratteristiche, no, di cui parlavamo prima, per cui un tedesco piuttosto che un francese dovrebbe scegliere un prodotto italiano, questa macchina qua ce l'ha, è una bella macchina, sia dentro sia fuori. È molto divertente da guidare. Io l'ultima volta l'ho guidata 48 ore fa, che siamo andati giù in stabilimento. Sì. Devo dire che ci sono anche i nuovi motori turbo, sono veramente molto divertenti, anche economici, però Hai guidato anche anche turbo? sì.
E devo dire che insomma ci volevo un motore benzina così accanto ai diesel, e avrà un prezzo più che ragionevole, nel senso che cercheremo di dare contenuti. Il quarto elemento che abbiamo particolarmente curato nel prodotto, proprio perché vogliamo essere sicuri di non poter dare scuse, no, a nessuno e che abbiamo lavorato molto sulla qualità, sia proprio la qualità, l'affidabilità, sia proprio la qualità percepita, quella che vedi nel salone, no? Quando apri la porta, la chiudi, senti il rumore, Sì, il rumore della tocchi i portiera, i profumi, i materiali, materiali, la eccetera, eccetera. La plancia. macchina, voglio dire, abbiamo fatto un salto in avanti da un punto di vista qualitativo, Questa è più poi è una delle importante. cose su cui c'è più aspettativa e Sì, più sugli curiosità, interni. sugli interni, ma proprio anche poi, perché poi adesso che anche si cominciano a vedere qualcosa sugli interni, cioè poi sì, ma voglio toccarli, no? Voglio sentire la qualità dei materiali, quindi Sì, poi bene che tu lo dica. in generale io penso che di qualità non si parli mai, no? La devi fare. Sì, E poi certo. è un obiettivo che, come dire, è un obiettivo mobile, è un target mobile. Cioè una volta che sei arrivato, poi devi, perché i concorrenti, Devi perché il superarli. cliente si abitua a un certo, quindi vuole giustamente. Assolutamente. Però è chiaro che con questa vettura qua, uno degli assi portanti del progetto era fare una vettura di una qualità impeccabile, in maniera tale da poter rassicurare chiunque che, mettendoci i soldi che ci mette, perché sono soldi importanti, è la prima auto della Certo. famiglia, sta facendo un investimento, no? Che poi in realtà è il secondo investimento dopo la casa, no? È un bene durevole, no? Che costerà. Per cui siamo stati molto attenti a lavorare in particolare su questo. Sia sul materiale che poi sul comfort. So che sono stati fatti degli studi approfonditi sul comfort acustico, le Sì, vibrazioni, insomma, beh, si è lavorato è una veramente tanto macchina che voglio dire, che voglio dire, molto compatta, ma è proprio, cioè, si percepisce. lo vedi che è una roba di qualità, no? È un po' questo, no? Quando tu vedi questo logo, vedi che ogni dettaglio è curato, è bello tocco, pesante, è Stai la stessa, dicendo proprio la questo, vedi che è di proprio. sostanza. È di sostanza, quindi è un prodotto che è la combinazione di bellezza e di sostanza. Quindi credo che, diciamo, che i fondamentali sono a posto. Questa è il posizionamento della vettura, no? Una bella vettura, divertente da guidare, con dei prezzi giusti, corretti e con un livello di qualità che per noi rappresenta sicuramente un nuovo riferimento, che secondo me sarà un riferimento anche per gli altri concorrenti europei, detto molto banalmente.